Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio un risotto con gamberi, limone e rosmarino, a modo mio. Questi sono gli ingredienti per fare un risotto, con gamberi, rosmarino e limone. Dunque, 160 g di riso, 250 g di gamberi che ho comprato già fatti pulire dal pescivendolo. Un limone, 4-5 rametti di rosmarino, 40 g di parmigiano reggiano, 20 g di burro per mantecare, sale grosso e olio di oliva extravergine. Cominciamo con la preparazione del risotto. Adesso metto su 1 litro di acqua. Metto dentro la scorza di mezzo limone, solo la parte gialla. Deve cominciare a bollire quello. Poi comincio a tostare il riso. Adesso il riso è tostato. Lo spostiamo e l'acqua con la metà limone, la buccia di limone, la sposto perché è pronta. Comincio la preparazione del risotto. Mettiamo un goccio d'olio, un po' di rosmarino, lo mettiamo in pentola assieme all'olio. Un attimino la cottura del rosmarino. Adesso mettiamo il riso già tostato. Facciamo andare un momentino. Intanto preparo il limone, lo spremo. Ok, il limone lo mettiamo nel riso. Cominciamo a mettere, abbassiamo l'acqua con il limone, la pelle di limone e cominciamo a mettere che fa da brodo. Saliamo un po', sale grosso. Questa è una porzione per 2 persone. Intanto che la cottura va avanti, preparo i gamberi, sono già puliti dal pescivendolo. Io li taglio a metà, così. E poi, quando è tutto pronto, a fine cottura, vuole ancora un momentino, aggiungiamo i gamberi alla fine. 5 o 6 minuti prima, circa. Adesso è il momento di mettere i gamberi. Prendere sapore un po'. Ho usato metodo di gamberi argentini. Mettete a posto di sale, però c'è da mettere dentro ancora il grana che aiuta già a salare, quindi va a vostro gusto. Quindi direi cominciamo a mettere il burro. E adesso mettiamo il grana. Spegniamo e metto il grana. 40 grammi di grana parmigiano. Lo mantechiamo.
facciamo riposare un attimo e serviamo. Mettiamo una grattugiata appena appena di limone. Vi è piaciuto il risotto con i gamberi, limone e rosmarino? Se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete già fatto e cliccate sulla campanella per non perdervi le prossime ricette. Alla prossima, ciao, buon appetito.